Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata dell'Innovability Insight. Oggi parleremo di mobilità e di come la pandemia, lo smart working, il distanziamento sociale, tutti i fattori che stanno influenzando la mobilità, sia dal punto di vista del trasporto pubblico, della micromobilità e di tanto altro. E apriamo la sessione con due interventi introduttivi di due ricerche di mercato e di trend condotti da Traspol e Kantar. A seguire ci sarà una tavola rotonda con alcuni dei principali player della mobilità. Non voglio togliere lo spazio ai nostri relatori, siamo in tanti oggi, le cose da dire sono tante, quindi vorrei subito dare la parola a Paolo Beria che ci illustrerà la loro ricerca. Paolo, a te la parola. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Mi fa molto piacere partecipare e anche aprire i lavori. Datemi un secondo che faccio partire la presentazione. Ok, si vede? Credo. Sì, si vede, vai pure. Ok. Bene. In questa presentazione cercherò di riassumere un po' diciamo, la situazione della mobilità nella pandemia durante la fase 2 e la fase 3, cercando un po' di distinguere tra queste due fasi perché sono e saranno molto diverse e secondo me è bene non confonderle. Quindi questo è, diciamo, il contenuto della mia presentazione, che di fatto sono le prime due parti. Quindi nella prima parte ti dirò un po' la mia lettura della fase 2, che secondo me è quella che è stata, dal punto di vista della mobilità, è stata caratterizzata dalla paura. Il fenomeno principale è stata la paura e di conseguenza il calo dell'utenza di tutti i sistemi di trasporto, oltre che del lockdown, chiaramente. E la fase 3, che invece sarà molto diversa dalla fase 2, e sarà o la fase della soluzione o dell'endemizzazione del Covid. Non sono ovviamente uguali le due situazioni, ma per certi aspetti si assomigliano, perché comunque una serie di strascichi e di conseguenze della fase 2 e della fase 1 ci saranno comunque. Poi andrò brevemente sulle conclusioni, vi lascerò due riferimenti bibliografici. Cosa è successo nella fase 2? Questi, secondo me, sono gli ingredienti principali. Paura, quindi tendenza delle persone anche nel momento della riapertura a non utilizzare più soprattutto il trasporto pubblico e in generale i luoghi affollati per evitare contagio. E questo effetto, come vedremo tra un attimo, è rilevante ed è stato rilevante anche nelle epidemie del passato. Secondo ingrediente, che è stato quello che giustamente ha preoccupato di più nella fase, diciamo, al momento della riapertura, è stato quello della riduzione della capacità dei veicoli del trasporto pubblico, tutti. Questo è in parte si sta risolvendo, in parte ancora no. Sicuramente è il fattore più strutturale. Poi abbiamo avuto ovviamente più auto privata, perché alla riapertura, dato che non si utilizzava più il trasporto pubblico, chiaramente chi si è mosso l'ha fatto più con l'auto privata rispetto a prima, ma anche molto remote working o addirittura no working per alcuni, perché per esempio contratti non rinnovati o situazioni del genere. Quindi il terzo e il quarto punto si sono in buona parte compensati. Anzi, diciamo che chiaramente il remote working, che è rimasto soprattutto nel terziario, cioè prevalentemente nel terziario, è ancora molto forte e quindi di fatto ha evitato i problemi di, ha evitato un sostanziale aumento dell'auto privata. E poi il quinto ingrediente è quello dell'effetto attesa, per esempio sulle vacanze, ma anche sulla spesa in generale, cioè le persone non sanno bene cosa succederà prossimamente e quindi tendono a ridurre i consumi, ridurre le scelte, ridurre i viaggi, proprio per vedere cosa succederà. Quindi complessivamente nella fase 2, la cui paura principale era quella di un'esplosione della congestione, non c'è stata, a parte pochissimi casi, ma veramente pochi, perché cioè la paura, il remote working e l'attesa hanno prevalso sulla riduzione della capacità dei veicoli di trasporto pubblico e sull'aumento dell'auto privata.
Questa cosa noi avevamo provato anche a verificarla modellisticamente all'inizio della fase 2. Qui avevamo provato, noi abbiamo un modello di trasporto che si chiama ITRAM, abbiamo provato a inserire, diciamo, a simulare uno scenario abbastanza semplice di riduzione, ne abbiamo fatti tre, questo è quello più interessante, scenari di riduzione esogena della domanda e dell'uso del trasporto pubblico, li vedete nella tabella. E per vedere cosa succedeva alle reti, per cui per esempio abbiamo azzerato gli spostamenti per motivi di studio e abbiamo ridotto in maniera differenziata gli spostamenti per gli altri motivi di viaggio e anche la quota del trasporto pubblico. Quello che succede, diciamo che è successo, è probabilmente abbastanza simile a quello che è successo nella realtà, è che la domanda complessiva è circa un terzo, cioè a noi è venuto fuori poco più di un terzo, e si è distribuita differentemente tra le diverse reti. Questo si vede bene anche in questa grande mappa. Qui abbiamo tutta la rete italiana, è simulata, non è rilevata. Se guardate la leggenda, i colori corrispondono, a parte il blu che però non c'è da nessuna parte, i colori corrispondono a riduzioni di traffico rispetto alla baseline, e tutta la mappa è sostanzialmente nel campo del giallo-rosso, il che significa riduzioni superiori al 40%. È interessante che e questo sicuramente è avvenuto anche nella realtà, le reti sono scaricate in maniera diversa, per esempio tutta la rete ordinaria si è scaricata più della rete autostradale, questo per un effetto probabilmente di richiamo del poco traffico alla rete autostradale, anche per assenza di congestione. Per tornare sul tema della paura, è interessante, c'è poca letteratura, ma quella poca che c'è, secondo me, merita di essere vista. Vedere cosa è successo con la SARS nel 2002-2003 in Asia. Noi neanche ce la ricordiamo, ma in realtà in Asia questi sono dati di Taipei, però anche in Cina e anche in parte del resto dell'Asia è stata un'epidemia, non certo paragonabile a quella del Covid, ma comunque cioè, che ha avuto strascichi importanti. Dal punto di vista epidemico è stato è stato nulla rispetto a quello che abbiamo passato adesso, perché ha avuto circa 8.000 persone contagiate e 700 decessi complessivi, quindi più o meno quello che è successo in una provincia italiana, anzi in una fortunata provincia italiana. Però l'effetto paura è stato fortissimo, quindi riusciamo anche là, nelle serie, per esempio del trasporto pubblico, che è quella rappresentata in figura, vediamo come all'inizio dei contagi, che sono la curva verde, questi sono i contagi giornalieri, dopo poco, prima lentamente, poi molto rapidamente, c'è stato un crollo dell'utenza LTPL, della metropolitana in questo caso, esattamente come è successo da noi. Questa fase è durata un paio di mesi, perché è durata un paio di mesi la fase di crescita dei contagi. Dalla fine dei contagi, qui non c'è mai stato lockdown, dalla fine della crescita dei contagi giornalieri, e questo è il dato interessante, la curva dell'utenza della metropolitana di Taipei è ritornata più o meno a regime in circa 4 mesi dal picco. Quindi, ripeto, evidentemente la portata di questo evento è stata inferiore, ma penso che una dinamica simile, certamente più lenta, l'avremo anche noi a livello globale. Dopo il Covid. Il vero punto è che qua, diciamo, la fine dei contagi non c'è ancora stata, nel senso che un po' di contagi continuano ancora e comunque c'è tutta la situazione internazionale, per cui non si può dire che globalmente l'epidemia è conclusa e quindi non possiamo dire di essere in questo punto, diciamo. Però l'andamento che ci si può aspettare è questo. Effettivamente poi c'è stato un recupero del 100% del traffico. Il vero effetto, secondo me, della fase 2 non è tanto la congestione, come abbiamo detto, ma sarà quello della crisi delle aziende, di molte aziende. E sto parlando soprattutto delle aziende della lunga percorrenza, perché sono quelle che sono interamente dipendenti dai ricavi da traffico. E probabilmente anche che avranno un impatto più forte di riduzione dei consumi, dei viaggi. Quindi sono aziende che si trovano, lo sanno bene molti di voi, si trovano in una situazione di no ricavi per 3 mesi, pochissimi ricavi per un altro po' di mesi e un bel po' di costi rimasti anche durante il lockdown e ora, con la riapertura delle reti, costi quasi pieni.
pur con un quinto della domanda probabilmente, quindi anche dei ricavi. Quindi questa situazione chiaramente è difficilmente sostenibile a lungo per le aziende e quindi è probabile purtroppo che molte entreranno in crisi e qualcuna probabilmente c'è già entrata. Cosa succederà nella fase 3? Quali sono gli ingredienti certi, almeno secondo me certi? Uno è la fine della paura, cioè la fine di quella curva che abbiamo visto poco fa, e di conseguenza poi anche della necessità di distanziamento fisico nei veicoli. Io penso che il distanziamento non sarà per sempre, e di fatto lo abbiamo già visto nel trasporto aereo questi giorni. Un sistema di distanziamento di capacità dei veicoli al 50% non è semplicemente sostenibile dal mercato, da nessun mercato. Quindi se dovessimo entrare, mi auguro di no, ovviamente, in una situazione di pandemia permanente, avremmo un lockdown permanente o avremmo necessità probabilmente di usare dispositivi di protezione individuale ad alta protezione sempre, quindi in metropolitana, sugli aerei, sui treni, non la mascherina chirurgica ma quella ad alta protezione. Questo ovviamente è lo scenario peggiore, ma in nessun caso secondo me è pensabile una riduzione della capacità come quella che abbiamo avuto adesso nel transitorio, perché nessuna azienda sarebbe in grado di sostenerla. Gli altri ingredienti quali sono? Il secondo ingrediente è riduzione della concorrenza, quindi se è vero quello che ho detto prima, se accadrà quello che ho detto poco fa, cioè la crisi delle aziende, ci troveremo un bel po' di aziende fallite, ci troveremo un altro po' di aziende statalizzate o parastatalizzate, quindi è presumibile che l'insieme di queste due, diciamo il punto 1 e il punto 2, porterà a un aumento dei prezzi sulla lunga percorrenza, sui segmenti a mercato, e qui non c'è scritto da qualche altra parte, e anche a una riduzione della rete. Cioè oggi ovviamente Milano-Roma continuerà ad esistere, sarà frequente, ma voli Milano-Tampere probabilmente non ci sarà più, perché mentre prima riusciva con i prezzi, col sistema precedente, con la domanda precedente a stare in piedi, già un 20-30% in meno di domanda renderebbe insostenibili molte rotte e molti collegamenti diretti. L'altro grande diciamo evento della fase 3 è quello riassunto dai punti successivi. Il primo punto, penso che poi forse ne parlerà qualcun altro meglio di me dopo, è quello della diffusione dei servizi online. Forzatamente abbiamo imparato, e le aziende, i fornitori di servizi hanno imparato a erogare servizi online più di prima, e questo sarà una delle cose che presumibilmente rimarranno. Quasi tutti noi abbiamo imparato a lavorare in remoto, e qualcuno ha anche capito la differenza tra smart working e remote working, e anche questo è qualcosa che rimarrà. Rimarrà una macchia di leopardo, nel senso che ovviamente non tutti i settori possono passare online e fare smart working, non tutti lo faranno, non in tutti i territori sarà uguale, ma sicuramente qualcosa... Questa sarà una delle legacy principali di questo evento. L'altra, brutta invece, è quella della crisi economica che tutti si aspettano, che comporterà ovviamente perdita di posti di lavoro e perdita di capacità di spesa. Quindi al di là di domande generali sull'economia, l'ultimo punto con cui poi vorrei anche concludere è cosa accadrà alle città. Questa è una domanda che si comincia... diciamo che ci si comincia a fare, di cui si comincia un po' a leggere, cioè se passiamo in remote working, se stare tutti insieme appiccicati è pericoloso, se abbiamo capito che possiamo lavorare da vicino al mare invece che stare a Milano, qual è il futuro di Milano, qual è il futuro di Roma, qual è il futuro delle città che sono fatte di concentrazione, di aggregazione? Quindi adesso riprendo brevemente questi tre aspetti e poi concludo. Sulla congestione, il rischio dell'aumento della congestione chiaramente esiste, soprattutto se non ci fosse la temuta crisi economica, cosa che ci auguriamo. Tuttavia, come abbiamo detto, il TPL, finita la paura, dovrebbe tornare più o meno a regime, sia come capacità che come domanda. Alcune città stanno mettendo in campo politiche interessanti di differenziazione della
diciamo, delle possibilità di mobilità tra auto e trasporto pubblico, che è sempre stata storicamente la dicotomia principale, cioè o vai in macchina o vai col TPL, quindi tutto il tema della ciclabilità e della pedonalità è stato messo in campo dalle amministrazioni, ma anche per esempio il tema degli orari, della differenziazione degli orari, che secondo me è un po' più difficile della ciclabilità. E poi un po' di smart working rimarrà comunque, per esempio il 10% dei lavoratori del terziario potrebbe passare, cioè potrebbe 2 giorni a settimana non dover andare più in ufficio, il che probabilmente qualche punto percentuale di riduzione della domanda se lo porterà. Un'altra, diciamo, sollecitazione che volevo lasciarvi, poi magari verrà ripresa nella discussione, nella tavola rotonda dopo, è l'effetto della riduzione dell'utenza del TPL, non tanto sulle città, in cui è evidente, cioè se la città riesce ad avere alternative o la domanda cala abbastanza, non c'è un problema di congestione. Se invece questo non avviene, avremo un tragico problema di congestione. Il punto invece che volevo aggiungere è cosa succede alle aziende. Questa slide, purtroppo sono stato un po' sintetico perché la cosa è un po' più complicata, però da una parte abbiamo anni di sforzi di politiche per aumentare i numeri del TPL, che hanno avuto in parte anche successo, un po' la crisi, un po' gli investimenti, un po' tutto. Quindi lasciare sul campo anche solo il 5 o il 10% degli utenti sarebbe chiaramente un peccato. Tuttavia, molta della crescita è stata nelle grandi città, Milano, Roma, Napoli, il trasporto regionale. Sono sistemi che in molti casi cominciano ad avere problemi di saturazione e di conseguenza anche problemi di gestione e di manutenzione. Quindi non lo metto necessariamente tra gli aspetti positivi, ma è un fatto che secondo me le aziende più grandi, quelle che hanno questi problemi di saturazione, potrebbero avere un qualche non beneficio, ma insomma ridurre un po' la pressione che c'è sulle loro reti se dovesse esserci un calo un po' strutturale della domanda. L'ultimo punto appunto era quello della rilocalizzazione e la perdita del ruolo delle città. Un modesto sottoinsieme di lavoratori privilegiati tipo io potrebbe avere l'opportunità di non dover più lavorare in città o per parte del tempo. È possibile, e secondo me ci sarà un po' un esodo verso le cinture urbane o addirittura verso luoghi più remoti, il che comporta meno spostamenti urbani, bene, comporta probabilmente 2 o 3 spostamenti settimanali dalle cinture urbane, che potrebbe essere un male, perché è vero che sono meno, ma sono quelle che hanno meno disponibilità di TPL, e magari potrebbe trasformarsi per alcuni in uno spostamento settimanale lungo da aree remote. Quindi complessivamente i chilometri percorsi potrebbero anche aumentare, aumenterebbe la qualità della vita di quei pochi, ma probabilmente aumenterebbe anche la percorrenza, non necessariamente la congestione. Quindi il ruolo delle città secondo me può rimanere comunque, perché le economie di scala, di agglomerazione, di prossimità continueranno ad esistere, magari meno concentrate nel tempo, ma sicuramente nello spazio. Alcuni servizi devono rimanere concentrati, per esempio ospedali, fiere, ospedali, sì. E poi non si vive in città solo per lavorare, ma anche per l'ambiente sociale, culturale, di relazione. Quindi io non vedo una condanna certa delle città. Certamente è necessario che le città tornino a essere anche un luogo caratterizzato da qualità della vita, perché altrimenti le forze centripete potrebbero prevalere, almeno per alcuni. Conclusioni, solo un riassunto. Il rischio più temuto della fase 2 non si è concretizzato, cioè la saturazione della poca capacità del TPL. La fase 2 potrebbe lasciare sul campo molte aziende, soprattutto sulla lunga percorrenza, e quindi aumentare i prezzi. La riduzione dell'utenza del trasporto pubblico locale potrebbe essere un problema per le città, ma meno per alcune aziende, e la vera domanda è se le città continueranno ad avere un ruolo oppure se ci affezioneremo allo smart working tanto da cambiare le pratiche insediative. Grazie a tutti, più o meno sono rimasto nei tempi. Grazie Paolo. Si è messo in luce 2 tematiche molto importanti, che sono quelle del ruolo della città, che ovviamente cambia, e pomeriggio infatti alle 4:30 affronteremo questa tematica specifica durante la conferenza che abbiamo al pomeriggio. E l'altro tema è il cambiamento del trasporto pubblico e quindi il fatto che se la gente si sposta fuori città, il trasporto pubblico
ne è influenzato. Tu dici la domanda, diciamo, aumentano i prezzi, quindi diminuisce anche la concorrenza e ci sarà una minore capillarità. Però le città in questo modo che si svuotano un po' perché non dovendo più recarsi al lavoro, quindi ovviamente la città assume un'altra valenza, però non dovendo andare in città per lavorare, è importante comunque che le città limitrofe mantengano i loro mezzi di trasporto, del trasporto pubblico, altrimenti da fuori città alla città bisognerà recarsi per forza in macchina. Quindi si aumentano i prezzi, si rischia veramente di diminuire ancora di più la richiesta del trasporto pubblico, con i rischi conseguenti. Se ci sono meno linee che vanno fuori dalla città, bisogna tornare sempre di più alla macchina. Ok, su questo se volevi aggiungere qualcosa, Paolo, se no... Sì, no, brevemente, la distinzione sarà tra le reti più di scala regionale che sono pianificate, e quindi lì si tratterà di vedere quale sarà la velocità delle amministrazioni di adattarsi ad un eventuale cambiamento, e l'altra invece è quella della media-lunga percorrenza, che essendo a mercato avrà, diciamo, possibilità di adattarsi molto più velocemente, ma anche spalle meno larghe, perché appunto deve basarsi solo sui ricavi. Quindi non ho ovviamente una risposta, certamente sono fenomeni diversi, quello di spostarsi in Brianza, cioè diciamo di tornare a vivere in Brianza e pendolare su Milano, o spostarsi a Palermo. Chiaro, certo, sono due fenomeni molto diversi. Chiaro, quella è un'altra dinamica ancora. Ok, su questo ti ringrazio ancora Paolo per essere intervenuto oggi, e vorrei vedere invece con Andrea Galimberti, Client Partner Head of Mobility di Kantar. Voi avete, so che avete lanciato il barometro 19, quindi siete andati ad analizzare in queste fasi di Covid tutta una serie di fattori in ambito, diciamo, come sta influenzando il Covid i vari segmenti della popolazione e soprattutto in ambito mobilità. Ti lascerei quindi la parola, Andrea. Grazie. Grazie Francesca, e piacere a tutti. Colgo l'occasione di questo evento di poter presentarvi alcuni dati e stimoli che abbiamo studiato in questo periodo di lockdown e stiamo continuando a studiare attraverso un'iniziativa che Kantar ha svolto su proprio volontà italiana di condurre uno studio a livello globale, per cui abbiamo raggiunto 60 mercati e oltre 80.000 consumatori in questo periodo, durante il lockdown e anche in questa fase di post-lockdown stiamo studiando, e voglio portare a voi alcuni stimoli proprio recentissimi della penultima WAE che abbiamo pubblicato, partendo proprio da alcune informazioni, un po' settare un po' lo scopo, no? Prendo anche le spunto da Paolo e dal suo intervento. In questo momento, vedendo proprio dalla WAE 5, che la WAE 5 è per noi italiani, risulta essere la WAE precedente alla fase 2, dove c'è ancora una forte sensazione di crisi e il concern circa questa situazione impatta notevolmente. Nonostante le rassicurazioni dello Stato, il governo e tutto quanto, la percentuale di persone che sentono ancora la pandemia come fattore determinante è ancora molto alta. E questo è un punto determinante anche per capire come e si può evolvere questa situazione. È un tema che invece inizialmente si pensava fosse solamente un passaggio, si sta concretizzando nella crisi finanziaria, purtroppo, ed economica. Purtroppo, dico purtroppo perché in maniera concreta, nella fase 2 della ripartenza, vediamo come questa percentuale di persone, di cittadini europei e non, sentano purtroppo l'impatto sul loro salario, sulla loro capacità di spesa. E questo inevitabilmente, se lo andiamo poi a studiare in ambito più di target sui millennials piuttosto che la generazione Z, ci fa ancora comprendere come questo impatto economico-finanziario sia abbastanza devastante. E anche in previsione futura, come queste evoluzioni possono impattare sui consumi e su conseguentemente anche tutta la filiera dell'automotive e della mobility.
L'aspetto interessante che riporto in questo istante è che andando a verificare quello che può essere il cambiamento di queste persone, dei cittadini, si nota che in realtà hanno posticipato l'acquisto o determinate scelte di acquisti per beni durevoli, piuttosto che ovviamente il dato principale è sulle vacanze, sui viaggi, che ha avuto l'impatto devastante, ma se lo andiamo a vedere sulla maintenance of the car, piuttosto che l'acquisto di auto, è una percentuale dove in questo momento c'è un posticipare un acquisto, cosa che in realtà in questo momento, post fase 2, stenta a prendersi quella fetta di mercato che purtroppo tutti speravamo che riprendesse anche velocemente, proprio per l'economia circolare che gira attorno a questo settore. E allora ci siamo posti a livello globale, ma anche poi a livello italiano, quali sono delle domande principali a cui il mondo dell'automotive e della mobility in modo trasversale deve avere la capacità di rispondere. Innanzitutto partiamo da come i brand che lavorano in questo ambito devono essere attivi nel mindset delle persone. Perché in questo momento si è sentito parlare di stiamo bene, vogliamo sì tutti bene, dobbiamo lavorare, ma in realtà in questo momento c'è una forte crisi anche della ripartenza. C'è una forte crisi della domanda proprio dovuta a questa crisi economica che fa sì che le persone riflettano diversamente sulle loro priorità. L'altro aspetto è come posso veicolare diversamente tutta la filiera dell'automotive, dei servizi e non servizi, in che modo possono ripartire, in che modo le persone si sentono più ingaggiate a poter ritornare a una normalità che apparentemente questo new normal è ancora in fieri. L'altro aspetto è la customer experience, fondamentale per determinati livelli di prodotti e soprattutto servizi. Il collega prima citava della digitalizzazione, aspetto fondamentale, ma è una nuova era la digitalizzazione o la digitalizzazione è semplicemente un next step naturale di quello che stava già avvenendo? E di conseguenza come la digitalizzazione sta portando a determinati tipi di servizi e fare scelte diverse, molto disruptive rispetto al passato. E l'altro aspetto che non lascio per ultimo, ma come è notevole, è che tipo di comunicazione. Se prendete spunto dalle comunicazioni che sono state durante il lockdown, nel mondo della mobility è sparito, giustamente da una parte e dall'altra parte anche ingiustamente, con comunicazioni tendenzialmente molto soft. Nella ripresa sembra quasi che molti degli addetti ai lavori stia comunicando come se non ci fosse stato il lockdown. Vieni da noi, tutto tranquillo, compri il prodotto, compri il servizio, e invece probabilmente bisogna anche stare molto più attenti a cosa stai comunicando in questo momento per rassicurare quelle che sono in questo momento le debolezze, i punti di negatività che tutti noi abbiamo e che stiamo vivendo. La privazione di lockdown ci ha privato di molte cose, ce ne ha date altre che possono essere definite opportunità, ma lo spunto del smart working o agile working e telelavoro sta diventando un altro elemento di impatto. Se prima poteva essere definito uno smart working un elemento positivo, attualmente è ancora così positivo. È ancora uno smart working o è diventato un telelavoro dove l'impatto e lo stress da post smart working è come se io fossi in ufficio? Allora ci siamo posti delle domande alla luce proprio del Covid e abbiamo identificato 12 nuovi modi di di pensiero che noi tutti abbiamo e sono molto trasversali tra di loro, per cui molti di noi si possono ritrovare in uno di questi 12 o addirittura più di uno. E mi concentrerei in questo momento su alcuni passaggi proprio sulla parte di evoluzione della mobility e di quello che sta succedendo a me e di conseguenza le priorità che sto dando nel svolgere le attività quotidiane, ma soprattutto anche quelle di mobilità. E un tema che ha un impatto estremamente diretto, che anche il collega prima l'ha citato, è di come a livello di questo quadro sinottico sulle 7 principali nazioni a livello globale, il fatto di tornare al posto di lavoro sia abbastanza, da una parte lo possiamo definire a macchia di leopardo, ma se lo identifichiamo a livello italiano, c'è quasi una volontà e una propensione a tornare prossimamente, e da definire quando intendiamo prossimamente, al proprio posto di lavoro.
Questo non è solo la volontà di tornare a lavorare, ma è proprio la volontà di tornare ad avere una vita più sociale, di tornare a un new normal, di spostarsi diversamente, sempre in ambito sicurezza. Se lo confrontiamo col Giappone, un paese strettamente legato a delle regole, abbiamo una percentuale che è quasi un terzo rispetto a quella italiana di poter tornare. Per cui anche questa mappatura, e anche a livello un po', come si può evincere dai dati, da volontà di una ripartenza, di una voglia di tornare al posto di lavoro, diventa anche questa una modalità di come la possiamo vedere diversamente. E porto alla vostra attenzione questo chart, che questo elemento dove, nonostante tutta la situazione di incertezza, noi dobbiamo anche capire quali sono e quali possono essere quelle attività che in questo momento io do priorità a me stesso, visto che sono io al centro dell'attenzione di me stesso, di come a quelle persone a me vicino possono giocare forza questi elementi. E nell'elenco qui è ripetuto a livello sempre di G7, per cui le principali nazioni, ci sono degli elementi dove al secondo posto c'è ritornare in ufficio, fare dello shopping, tornare alla normalità di andare a consumare al ristorante, portare i bambini a scuola, che può sembrare un aspetto quasi banale, ma in realtà ha una forte preoccupazione per tutti i genitori che hanno dei figli. Succederà a settembre e che cosa succederà? All'altro aspetto importante, sempre parlando anche in aspetto italiano, è viaggiare, spostarsi in vacanza, cosa che prima si tornerà a lavorare, per cui probabilmente il mese di agosto dovremo tutti lavorare. In effetti, purtroppo, questa ripresa non è ripartita in quel contesto che in realtà si aspettava. E di conseguenza questi impatti nel breve periodo, quali possono essere e di conseguenza come noi dobbiamo evolverci su questo? Portando a fattore comune proprio la mobilità, si vince come l'utilizzo del mezzo pubblico è ancora ad oggi molto lontano da essere riutilizzato per la paura della contaminazione, per il timore di non essere sicuro, e di conseguenza questo è un tema fondamentale. In quanto tempo i mezzi pubblici, con tutte le sanificazioni possibili, con tutti i protocolli, potranno essere o tornare un elemento pregnante all'interno delle metropoli o anche delle città, perché è vero che non mi sposto o cerco di non spostarmi verso la città, ma in realtà, abbiamo detto prima, anche a livello cittadino devono esserci o esistere i mezzi pubblici che garantiscono un trasporto sicuro. Mentre vediamo una controtendenza per tutto l'utilizzo della bicicletta e degli scooter, al di là degli incentivi anche qui governativi, ma anche a livello globale, si vince come c'è una forte volontà nel poter riutilizzare o incrementare l'utilizzo di biciclette, di scooter, cioè una mobilità che in parte è sostenibile, in parte aiuta i micro spostamenti, per poi arrivare in ambito più ampio, legarlo al mondo delle moto per la libertà di spostarsi. Cioè, in questo contesto, anche il mondo moto ha il suo perché riprende una normalità, specialmente in fase 2. La libertà di potersi muovere, la libertà di viaggiare e soprattutto potersi spostare in maniera più semplice e non costretti alla vettura che ad un tutti può piacere. La vettura diventa il driver di scelta. In Italia praticamente quasi il 90% delle persone tende ad utilizzare di più o riutilizzare la vettura, perché questo è un dato fortemente impattante sia sui trasferimenti lavoro, casa, ufficio o la possibilità di utilizzare lo smart working e anche qui capire come poterlo utilizzare, ma sicuramente diventa un elemento molto più singolare, molto più attento a me stesso. Io utilizzo la mia vettura perché mi sento più sicuro, mi sento più tranquillo e di conseguenza dovrebbe impattare anche sugli aspetti più economici riguardanti all'utilizzo della vettura e di tutta la filiera automatica, che in questo momento però non sta andando in quella direzione, forte richiesta, per cui anche qui capire come i governi possono supportare la filiera automotive nel cercare di veicolare, grazie a incentivi specifici, diciamo rottamazione di prodotti molto inquinanti a favore di prodotti meno inquinanti, ma anche in questo contesto in che modo si possono evolvere. L'altro aspetto che diventa un po' il tema che in qualche altro convegno avevamo condiviso era l'aspetto proprio della condivisione, no? Utilizzare sistemi di condivisione, taxi, tutto che in questo momento invece sta diventando un aspetto negativo, simile all'utilizzo dei mezzi pubblici, perché non mi fido che quello prima di me sia a posto e di conseguenza, purtroppo, l'attività che tanto prima, fino a febbraio, potevamo essere un trend, la crescita di prodotti o di servizi condivisi,
diventa in questo momento un elemento più negativo, più da affrontare e capire come la mobilità condivisa possa invece evolversi in modo diverso per bypassare questa problematica, che è una questione sicuramente temporanea, ma sicuramente anche dovuta a quello che stiamo sentendo e vedendo, purtroppo. L'altro aspetto che abbiamo citato era il discorso dell'utilizzo degli aerei, che non solo creano degli spostamenti, di conseguenza anche per spostamenti all'interno della propria nazione, la vettura diventa il fattore determinante, ma anche tutto quello che sta succedendo attraverso, e purtroppo, le compagnie aeree che con le cancellazioni dei voli, piuttosto che dei rimborsi, stanno creando delle storie non piacevoli nella gestione della customer experience e di conseguenza, appena posso, non li utilizzi, ma non ho voglia neanche di utilizzarli. E questo è l'altro aspetto che deve far pensare su come può essere una tendenza futura a una mobilità alternativa o addirittura evoluta. È interessante, parlavamo con Francesco su questo tema, proprio su come la gente sta riscoprendo il fatto di muoversi personalmente, per cui uno, un'attenzione verso se stesso come al care, per cui voglio star meglio, voglio mangiare meglio, voglio star meglio, voglio dedicare il tempo a me stesso, e sicuramente invece anche come spostamento, micro spostamenti, ma utilizzandoli anche in modo trasversale. Pensa anche temi come il volersi bene diventa un tema sul fatto specifico che camminare, spostarsi camminando in modo diagonale diventa anche a livello cittadino e extraurbano un elemento fondamentale, per cui da anche qui capire come questo aspetto può diventare da una tendenza a un trend o soprattutto diventare un elemento fondamentale per noi. Ovviamente la battuta non vado al lavoro da Como a Milano in a piedi, ma come, tra virgolette, attraverso anche il walking posso star meglio e di conseguenza agevolare questa mia evoluzione della mobilità. Chiudo con una chart, trasferendo quello che abbiamo appena condiviso, però non più a livello complessivo, ma invece a livello di generazione. E abbiamo visto prima come alcune generazioni possono avere degli impatti. In questo contesto l'abbiamo suddiviso in tre macro categorie: millennials, generazione Z e gli over 65. E si evince come proprio per il mover targetizzato sull'età o sulla sua generazione abbia degli impatti sulla mobilità completamente diversi. I millennials e la generazione Z sono più aperti a fare determinati aspetti anche oltre al bene primario di se stessi, come possiamo vedere anche sulla condivisione, che sono totalmente negativi, però sono sicuramente meno negativi, quanto invece la generazione over 65 sono polarizzanti, o sì o no, o utilizzo la vettura per muovermi e sono, o tutto il resto, guarda, sharing, prodotti, viaggiare, sono sicuramente negativi. Per cui, è come dire, anche in questo contesto non ne siamo più uguali, ma capire anche come il mover sta evolvendo, ma soprattutto offrire dei servizi e delle modalità di utilizzo targetizzate, non più comuni a tutti. Questo diventerà sicuramente un elemento vincente per chi vedrà sui millennials piuttosto che generazione determinati servizi, sicuramente aiutati dalla digitalizzazione, perché abbiamo visto come gli acquisti online sono cresciuti tantissimo, come l'utilizzo delle applicazioni di qualsiasi genere siano fondamentali, e nello stesso tempo capire che per generazioni over 65 determinati modelli di servizi non possono fittare con le loro esigenze, ma di conseguenza offrire loro degli altri elementi. Chiudo con questa chart, che non è un monito e non è una preveggenza, ma è semplicemente un vedere la positività in questa estrema negatività. Quello che abbiamo imparato e stiamo imparando è che il Covid purtroppo è una grossa crisi, si sta mettendo tutti in ginocchio, ma è anche una parte per poter capire come individuare nuove opportunità, soprattutto e anche in ambito di innovazione, di quello che è, e farsi delle domande come abbiamo visto prima. Ma la città a questo punto si svuoteranno? No, probabilmente non si svuoteranno, diventeranno magari migliori, e a questo punto diventerà anche l'occasione per riidentificare una smart city che tanto abbiamo citato, che magari può essere rivista come metropoli, come punto di attrazione, mentre prima tutti dall'esterno volevano entrare sulla città, probabilmente con una visione di smart working o agile working, probabilmente il collega diceva 1-2 giorni a settimana puoi star fuori, ma di conseguenza la città tu la devi vivere, e di conseguenza come in questo momento sfruttare questa, diciamo, opportunità di un cambiamento importante, ma su una visione di innovazione attraverso questa purtroppo crisi.
Grazie Andrea, è sempre un piacere sentire la vostra visione che comunque mette al centro l'utilizzatore del mezzo e l'utilizzatore finale, che è un po' l'obiettivo che ha IoMobility. Noi abbiamo creato questa serie di incontri, questo progetto che è un cammino, poi alla fine di questa conferenza Gianluigi Ferri ci illustrerà un po' quello che sarà il nostro autunno, come IoMobility si evolve ed è bello anche vedere come alla fine vedi il bicchiere mezzo pieno, ovvero l'opportunità che il Covid ci sta dando e che darà alla mobilità. Quindi io su questo volevo anche rilanciarvi quello che sono gli IoMobility Awards, è un progetto che abbiamo lanciato l'anno scorso. Vi metto online una slide giusto per farvi capire, e tutti i progetti innovativi possono candidarsi, candidarsi a questo link, avete tempo fino a fine luglio. È il nostro modo di dare il contributo a questa innovazione, a questo slancio di trovare nuove soluzioni alla mobilità. Ora più che mai è importante, visto, trovare nuovi scenari, nuovi servizi a sostegno della mobilità, per evitare che questo 90% che hai detto tu essere propenso alla mobilità nel mezzo privato possa invece trovare degli spunti anche in altre forme di mobilità. E al termine della tavola rotonda, quindi rimanete sintonizzati che vedremo insieme quali sono i nostri eventi dell'autunno. Adesso non voglio togliere altro spazio perché abbiamo tanti relatori che ringrazio tutti per essere qui presenti, per aver accettato il nostro invito a partecipare, e lascio la parola a Saverio Romeo che guiderà questa tavola rotonda. E ricordo anche a tutti che se volete fare delle domande c'è la chat per farle, e se alzate la mano magari Saverio riuscirà a tirarvi dentro a intervenire nella tavola rotonda. Grazie, vai Saverio. Buongiorno a tutti. Prima di tutto un grande ringraziamento ai due speaker, Andrea e Paolo. Si potrebbe discutere sugli spunti che hanno proposto per giornate intere, diciamo, se non fosse che siamo particolarmente stanchi di questo Zoom, non so voi, io sono 3 mesi che insegno su Zoom, non ce la faccio più. Io volevo velocemente riassumere alcuni punti presi da Andrea e da Paolo e passare ai relatori, che sono tanti, sono 7 in totale, quindi c'è un po' di tempo da dedicare a loro, alle loro idee. Io lavoro nell'ambito delle tecnologie emergenti, quindi IoT e IDLT, e in questo momento a Birkbeck, University of London, e stiamo facendo dei lavori molto vicino a quello che fa Paolo, non necessariamente legato al trasporto, ma più che altro legato a come il Covid sta o ricreerà modi di vita, che sia in ambito smart city, ma come dicevo nella mia domanda a Paolo sulla chat, in un ripensamento diverso dei modelli di vita. È un po' una perdita della centralità della smart city nella narrativa che c'era nella fase pre-Covid. Volevo mettere ai nostri relatori 4 punti che mi sembrano 4 variabili su cui ragionare, su cui Paolo e Andrea hanno ragionato, io le hanno detto già loro, le ripeto. Sostanzialmente abbiamo la variabile, diciamo, paura, apprensione, è stata credo evidenziata da entrambi. Abbiamo la variabile smart working, e io faccio un applauso a Paolo per aver portato la differenziare tra smart working e telelavoro, sono due cose diverse. Diciamo abbiamo un aspetto di digitalizzazione della nostra vita che va in vari aspetti, come è stato messo fuori da Andrea, il distanziamento sociale. Io ci aggiungerei un'altra cosa, che l'inquinamento, questa attenzione sul fatto che vi sia una relazione evidente tra la fase di lockdown e il calo di inquinamento, per cui un nuovo discorso di sostenibilità forse è una variabile che
va anche considerato nella nostra conversazione. Ai miei relatori, permettetemi di usare i miei relatori, vado per ordine alfabetico, per cognome, e li inviterei prima di tutto a presentarsi e a dirci che fanno. Siamo in sette, vi prego di essere concisi, essere, come dire, precisi. Iniziamo con Giuliano Blei. Prego Giuliano, dici che fai, velocemente. Buongiorno, grazie a tutti, grazie dell'opportunità. Io sono Giuliano Blei, fondatore e amministratore di GoVolt, una startup che ormai opera da 3 anni, prima di tutto nell'ambito della mobilità condivisa, in primis con scooter e poi con monopattini elettrici. Poi abbiamo avviato anche il segmento di flotte B2B, recentemente firmando accordi con Domino's Pizza, Loro Piana e vari altri. E poi, non ultimo, durante il Covid, appunto, mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto il collega recentemente, cioè ovvero il reinventarsi durante il Covid. Noi durante il Covid abbiamo lanciato un servizio di consegna domicilio dedicata che, per diciamo ragioni ovvie, ormai rappresenta la parte preponderante della nostra attività. Quindi questo sono io. Grazie. Bravissimo Giuliano, bravissimo. Alessandra Gorini, prego. Buongiorno a tutti. Sono Alessandra Gorini, dirigo la fondazione Youth for Public Transport, che è un'emanazione della UITP, l'Associazione Internazionale dei Trasporti Pubblici con sede a Bruxelles. E la nostra fondazione è nata nel 2005 come un piccolo progetto per portare una voce innovativa dei giovani nel mondo del trasporto, e si è estesa a una serie di tematiche che sono tutte le tematiche legate alla sostenibilità, e quindi un discorso molto più olistico relativo all'innovazione. Gli ultimi anni ci siamo dedicati particolarmente alle hackathons, che sono un punto, un fiore all'occhiello della nostra organizzazione, perché sono hackathon mondiali che vedono diversi concorrenti dal punto di vista locale, e ultimamente abbiamo realizzato anche noi, con questa crisi del Covid, una prima hackathon virtuale mondiale che ha avuto un successo enorme, quasi a dire che forse era il momento giusto di farlo. Io spingevo per questa cosa già da molto tempo, e quindi per noi questa crisi è stato un momento di innovazione e di opportunità. Grazie Alessandra. Ruggero Naccari Carlizzi, prego. Ci sei Ruggero? Ci sono, buongiorno a tutti. Vai. Grazie Saverio per l'introduzione. Io sono dal 2014 con le mani in pasta nel progetto Flixbus, diciamo fino ad allora era solamente un progetto bavarese che, grazie diciamo ad Andrea Incondi, l'attuale amministratore delegato, abbiamo portato in Italia per primi, è stato il primo progetto di internazionalizzazione. Attualmente sono nella posizione operation come senior manager, e attualmente diciamo che stiamo vedendo molti cambiamenti. Abbiamo visto abbiamo toccato con mano diversi degli scenari che di cui abbiamo parlato precedentemente, stiamo cercando di scoprire effettivamente quello che poi, soprattutto perché noi lavoriamo nel settore della lunga media percorrenza, quindi non tanto legato alla smart city, ma dove poi effettivamente ci sono le aziende con cui noi collaboriamo che stanno soffrendo maggiormente. Quindi lascio la parola a te Saverio, e procediamo. Grazie Ruggero. Alex Pallotti. Alex, ci sei? Buongiorno a tutti. Prego Alex. Ci sono. Ho messo un po' a ritrovare il mute. Sono Alex Pallotti, sono amministratore di Quisque e di Hello. Sono sostanzialmente una piattaforma, ormai pensata da 3 anni, per accogliere operatori di mobilità. Non abbiamo una app end user, e la nostra visione diciamo di 3 anni fa era quella di agevolare, creare degli standard condivisi per mettere in contatto operatori di mobilità
e in quest'ultimo periodo, come diceva Giuliano e qualche altro collega, è stata certamente un'accelerazione, è tornato a essere punto centrale nevralgico di tanti discorsi che sono stati fatti sia qui e in altri tavoli in questo periodo, e ci ha spinto a prendere una decisione che fino ad oggi non avevamo mai valutato per questioni, come dire, economiche, ma sostanzialmente svilupperemo un'app end user per dare supporto alla cittadinanza, municipalità, operatori e quant'altro. Quindi rendiamo disponibile gratuitamente la nostra piattaforma agli utenti. Perfetto, grazie. Anna Rita Polacchini, ti vedo, prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'introduzione. Sono Anna Rita Polacchini, sono amministratore e direttore generale di due aziende di trasporto pubblico locale, quindi facciamo servizio autobus nella zona, diciamo, Nord Milano, e faccio parte di un gruppo molto più grosso dove ci sono 1500 dipendenti, circa 1000 autobus. Facciamo sia servizi TPL, quindi interurbani e urbani di piccole o medie dimensioni, che noleggio, che linee gran turismo e servizi aeroportuali, in particolare nell'area milanese, quindi Malpensa, Linate e Orio. Capite bene che in questo periodo qua per noi è stato un periodo veramente molto molto difficile dal punto di vista operativo, perché da quando appunto c'è stata prima la chiusura delle scuole e poi la chiusura delle attività, abbiamo sicuramente continuato a fare servizio, ma in condizioni alquanto difficili, con un calo drastico dei passeggeri e poco, nel senso che abbiamo avuto una riduzione circa del 90-95% dei passeggeri, con tutta una serie di problematiche operative legate appunto a continuare a fare il servizio nel momento in cui c'era il picco della pandemia. Questo è brevissimamente la mia presentazione, poi penso che avremo occasione di parlare più approfonditamente. Certo, Valentino Savino dovrebbe esserci. Valentino Savino. Buongiorno a tutti, sono Valentino Savino, direttore della scusami. Direttore della pianificazione mobilità di Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio. Per chi non conoscesse, AMAT è una società in-house del Comune di Milano, diciamo che è l'organo tecnico-scientifico di supporto all'assessorato alla mobilità e alla direzione mobilità e ambiente. Nel caso specifico, questo periodo per AMAT è stato un periodo di intensa attività, invece, nel senso che molte progettualità sono nate proprio in questo periodo, ne cito solo un paio. Sicuramente tutto il tema di monitoraggio dei sistemi di mobilità, che abbiamo approfondito quasi quotidianamente in questo periodo, a partire dal 21 di febbraio, e la progettualità di adattamento alla mobilità che si sta sviluppando in questa fase, appunto fase 2 e successivamente fase 3. Poi penso che avremo modo di dettagliare meglio questi aspetti. Grazie Valentino. E l'ultimo relatore, Piersandro Trevisan. Piersandro, ci sei? Ti ho visto. Ci sei? Eccoti. Sei in mute. Scusa. Perfetto. Ok, grazie, buongiorno. Un saluto a tutti, un ringraziamento agli organizzatori per questo invito. Io sono Piersandro Trevisan, sono un ingegnere che, diciamo, da anni si occupa di tematiche di trasporti e tecnologie. Qui rappresento il cluster lombardo della mobilità. Cluster lombardo della mobilità e cluster, rappresentano un insieme di imprese, diciamo, che fanno squadra su delle tematiche comuni, in particolare su tematiche di ricerca, sviluppo, innovazione, internazionalizzazione, finanziamenti, networking. E quindi diciamo che sicuramente il cluster, che è un cluster importante, è il secondo cluster in Italia, il settimo d'Europa, si occupa di tematiche legate alla mobilità. Fanno parte del cluster aziende come l'Iveco, la Brembo,
Pirelli, ZF, quindi sicuramente diciamo aziende importanti che anche hanno una visione globale. Da ultimo, gran parte delle, rappresentano le aziende lombarde, molte delle quali si trovano nell'area di Brescia e Bergamo, che diciamo sicuramente questi ultimi mesi hanno sofferto in modo particolare, però da questa situazione stanno cercando e stanno trovando anche, diciamo così, la spinta per crescere, per migliorare. Ecco. Grazie, grazie. Allora, siamo in sette. Vorrei ascoltare, diciamo, un ragionamento da tutti voi. Come sempre vi dico di non dilungarvi eccessivamente, ma le due presentazioni precedenti vi hanno sostanzialmente ci facilitano un po' la situazione, nel senso che ci hanno dato una visione della situazione corrente. Soprattutto Paolo ci ha dato, diciamo, una visione sui trasporti, sulle città, le problematiche legate, le possibili direzioni. Invece Galimberti ci ha dato magari una visione un pochino più personale su noi stessi, ecco, sulle nostre, sul nostro approccio personale alla mobilità. A me hanno suscitato un sacco di domande, però vorrei da voi una reazione a queste due presentazioni e allo scenario che vi hanno disegnato, e cosa la vostra organizzazione fa e farà nelle cosiddette fasi 2 e successive. Andrei di nuovo in ordine alfabetico e quindi partirei da Giuliano. Vi chiamo con il nome, adesso ormai vi conosco, mi permetto di usare il tu. Giuliano, prego. Va bene, sì, grazie. Tra l'altro io a brevissimo devo andare, quindi è il mio ultimo intervento. Mi potresti ripetere la domanda, per favore? Ah, volevo, se tu hai seguito le due presentazioni precedenti, certo, di Paolo e di Galimberti, hai una, diciamo, ti hanno fornito uno scenario della corrente situazione in ambito di mobilità, quello che sta succedendo, quello che è successo e quello che potrebbe succedere, cosa significa o potrebbe significare per le città, e poi Andrea ti ha dato più un approccio personale, cioè tu individuo come ti approcci alla mobilità, quali sono le tue decisioni. E quindi come ti poni in questa fase 2 e fase 3, diciamo, una situazione di paura, di apprensione, prendi questo, non prendi quello? Allora, sì, vorrei un commento da parte tua e capire cosa la tua organizzazione fa in questa fase 2 e fase 3. Interpretare il cambiamento che c'è stato è molto facile, basta uscire di casa e vedere quello che è stato fatto a Milano, per esempio. Hanno ristretto Corso Venezia, hanno aumentato il numero di piste ciclabili, che ovviamente per un'azienda di mobilità come la mia è uno shift molto importante e positivo. Gli incentivi che il governo sta dando per l'acquisto di dispositivi di micromobilità, come li chiamano, per monopattini, è positivo da un lato, meno positivo per chi offre un servizio di sharing dall'altro, perché adesso il numero di monopattini privati che io vedo in giro è quasi superiore a quelli in sharing. Tieni presente che in sharing ce ne sono già 4.000 a Milano. Però l'evoluzione in generale è positiva, cioè finché si aumentano i costi a coloro che vogliono accedere ai centri abitati con le auto private, soprattutto a motore endotermico, io sono solo a favore. Mentre invece lato nostro in azienda abbiamo intensificato la sanificazione dei veicoli, tutti gli operatori vanno in giro con mascherine protettive, che tra l'altro abbiamo fatto apposta, personalizzate 2 volte, che penso sia una cosa carina, guanti monouso, che però da un lato sono cose buone che servono per prevenire la divulgazione o comunque i contagi derivati dalla pandemia, però dall'altro aumentano l'inquinamento, perché tu usi i guanti magari per un'ora, poi te li togli per fumare una sigaretta o per mangiare qualcosa, quel guanto è da buttare, e quella plastica comunque, se non la smaltisci correttamente, ci mette 2.000 anni a essere smaltita dal nostro pianeta. Quindi io penso che il Covid abbia portato ovviamente delle cose negative, prevalentemente, qualcosa di positivo per aziende come la mia, che hanno saputo cogliere l'opportunità, però prevalentemente penso che ci abbia lasciati in una situazione peggiore rispetto a quella in cui ci trovavamo 6 mesi fa. Non ti si sente, sei muto, mi sa. Ecco, adesso ti sento.
Ah, abbiamo un problema con l'audio di Saverio. Io vado comunque, grazie. Grazie Giuliano, grazie di tutto. Buona giornata. Vediamo se torna l'audio di Saverio. No. Immagino tu volessi fare più o meno la stessa domanda al relatore successivo, vediamo se riusciamo. Vabbè, Alessandra, a questo punto mi sembra che tocchi a te la tua opinione sulla mobilità. Grazie. Allora, innanzitutto, secondo me, grazie a te Francesca, ma il discorso è un po' più vasto, secondo me. Lavorando con i giovani e avendo una percezione molto diversa per ogni paese, per ogni luogo, il discorso fondamentale che noi dovremmo rimanere e imparare da questa crisi è rimanere un po' più liquidi, più fluidi, più agili. Abbiamo preso e stiamo prendendo questa botta tutti insieme, però il discorso è c'era già una crisi di inquinamento nelle città, di gestione del trasporto, di una mobilità che si voleva più ecologica in molte direzioni, e quindi è chiaramente per me, e lo vivo tutti i giorni con i giovani, vedere che tutti loro tendono a un discorso più naturale, al ritorno alla natura. Quindi, come dicevi tu Saverio, le città che sono smart, ma che forse è uno smart diverso che dovremmo rivedere. Quindi questa crisi, secondo me, piuttosto che continuare a pensare di voler tornare a un modello precedente, dovremmo cercare di approfittare di questa crisi per cambiare realmente quello che è possibile cambiare. Quando prendiamo a modello delle altre città europee come Londra, che aumenta le aree di congestion charge, come Barcellona, come Parigi, dove abbiamo visto ieri la vittoria di Anne Hidalgo nuovamente. Perché? Perché c'è una volontà. Da parte quasi, ci sono studi che lo dicono, di quasi un 80% delle popolazioni che vogliono vivere diversamente. Quindi, secondo me, noi dovremmo tutti cercare di mettere questo discorso e cercare di diventare un po' più fluidi e agili su quello che vogliamo offrire. E di fondo, quello che io vedo come difficoltà è che abbiamo due grossissimi problemi, che sono la burocrazia, e che è purtroppo una burocrazia che non è snella e che ci impedisce, che impedisce alle imprese spesso di agire in un certo modo, e l'educazione. Quindi se noi non rieduchiamo la popolazione a comportarsi, a vivere e a capire e a vivere una cultura diversa, non andremo da nessuna parte, staremo qui a parlarci addosso ancora una volta per tornare e cercare di tornare a quei modelli precedenti che conoscevamo e che ci rassicuravano, perché poi è una questione societale, di abitudini. L'uomo tende a rimanere in una situazione conosciuta, non si avventura al di là di quello che può essere il conosciuto, soprattutto ancora a maggiore ragione per discorsi economici. Allora, è chiaro che io faccio un discorso che a molti può sembrare utopistico, anche perché lavoro con dei giovani che hanno voglia di innovare, che hanno voglia di creare, che creano progetti innovatori. Parliamo anche per esempio delle biciclette, abbiamo l'ultimo vincitore che abbiamo avuto, ha generato un mapping diverso per fidelizzare i nuovi fruitori delle piste ciclabili. È un discorso molto più olistico e globale, che deve essere interpretato come anche forse un cambiamento della città e anche uno spostamento delle attività, come dicevamo e come i relatori precedenti dicevano, verso zone dove noi potremmo lavorare in smart working, che non sono legate completamente alla città, ma che sono magari il piccolo borgo italiano o il piccolo centro cittadino,
ma non per un fattore nostalgico in cui noi parliamo dell'Italia e diciamo ok, vogliamo ritornare alle bellezze, alla cultura, eccetera, ma proprio per un fattore di concentrazione. Abbiamo visto ultimamente un documentario in cui parlavano della concentrazione umana delle città, di tutte le città, le megacities e i grandi centri, dove avremmo potuto mettere tutta questa concentrazione di cittadini e di città all'interno di metà del continente australiano. Questo che cosa significa? Che abbiamo avuto una tendenza a concentrarci tutti insieme, che forse in questo momento dovremmo veramente tentare di trovare delle nuove maniere di vita. E questo è molto importante perché le concentrazioni, e lo vediamo, creano un impatto sul naturale che produce pandemie, produce altre malattie, produce inquinamento atmosferico, produce concentrazioni. Quindi, secondo me, è una visione su scala più globale dove dovremmo cominciare tutti a pensare a un discorso più olistico. E per quello che è il trasporto, è chiaro che dovremmo ripensarlo ed essere flessibili nella capacità di ripensarlo, perché forse per i primi prossimi 4-6 mesi avremo una situazione di questo tipo e poi tutto questo potrebbe riprendere normalmente. Ma tutto questo significa che noi dobbiamo diventare flessibili come aziende, come individui, come comunità, altrimenti non andremo da nessuna parte, perché basterà una prossima pandemia, basterà una prossima situazione di difficoltà per creare quello che è l'effetto formicaio poi, no? Cioè noi pestiamo, le formiche scappano impazzite e poi tendono a ricostituire quello che conoscevano. Invece noi dobbiamo aprirci all'innovazione e tentare di spingerla, ed è quello che noi con Y4PT e con l'IWTP cerchiamo di realizzare nell'ambito di tanti paesi, di tante realtà di giovani nel mondo. Mi sentite? Sì. Mi sentite adesso? Saverio, adesso sì. Oh, non ti vediamo, ma adesso sì. Aspetta che mi faccio okay, anche vedere. Eccomi, scusatemi, ormai sì. Sono abituato. C'è una classe di 150 persone, saltiamo da Zoom a Microsoft in continuazione. Comunque, ok, prossimo Ruggero. Scusate grazie, per l'interruzione. Non ci sono problemi. Io ho sicuramente da dire meno discorso da un punto di vista concettuale filosofico e più sicuramente da un punto di vista tecnico. Proprio perché effettivamente io vivo sul campo e quello che sto percependo in questo momento, a prescindere dal fatto che un po', diciamo, il nostro segmento opera del governo, mentre invece ci sono stati interventi maggiori e anche molto meglio studiati per quello che riguarda il trasporto pubblico locale. Noi abbiamo la fortuna, essendo un'azienda che chiaramente non è più definibile una startup, ma con un approccio analogo, quindi con una forte flessibilità e con una forte diciamo capacità anche di cambiare forma in vista appunto di cambiamenti esterni. E chiaramente in questo momento stiamo operando con tutti i limiti del caso. Quello però che secondo me può essere visto, perché in certi casi bisogna fare così, come un bicchiere mezzo pieno, è il fatto di avere, diciamo, l'opportunità, cosa che invece non avremmo avuto noi come gruppo in un contesto diverso, di avvicinarci e studiare in maniera più diciamo, capillare quella che è effettivamente la domanda, in maniera tale appunto da creare un'offerta che sia quanto più vicina a questa domanda. Quello che chiaramente ha fatto negli scorsi anni Flixbus è stato invece un po' un principio inverso, quindi creare una grande offerta per poi cercare chiaramente di andare a ottimizzare in un secondo momento. In questo caso, sempre per il discorso del bicchiere mezzo pieno, quello che noi ci stiamo occupando a fare, sempre con tutti i limiti del caso, quindi con un load factor al 50%, che chiaramente non è sostenibile per un'azienda di trasporti, è quello però di insomma, l'attività di studiare in maniera più effettivamente
analitica e quella che è la domanda che dobbiamo offrire. E quindi niente, io insomma cerco di pensare che insomma adesso ci sono ancora tante cose che vanno valutate, anche perché non siamo arrivati assolutamente a una conclusione per quanto riguarda Covid, ma soprattutto per il nostro settore ci sono ancora un sacco di situazioni da vagliare e di regolamenti che vanno ancora effettivamente emanati e presi. Io adesso ho fatto diciamo questa intro per far capire effettivamente la nostra azienda come è posta e lascio la parola al prossimo relatore. Ok, grazie Lucia. Alex, prego. Eccolo qua. Allora, accolgo le proposte di dialogo, nel senso che come prima cosa devo dire che mi ritrovo un pochettino nelle ricerche che hanno fatto i colleghi che hanno illustrato, quindi a paura, distanziamento, un nuovo approccio alla mobilità. Cioè si è creata grande sensibilità e dal mio punto di vista terribilmente privilegiato, cioè io sto dietro le quinte, a differenza di magari Giuliano, che invece ha un'attività che è più sul campo e più in time, noi in qualche modo dobbiamo cercare di prevedere quello che accadrà, perché noi siamo banalmente il back-end di queste applicazioni, quelle che fa girare poi tutti i gangli e gli ingranaggi. E la cosa che ho visto è che in realtà è nata una grande collaboratività, che è una cosa che negli ultimi anni era mancata, no? È una cosa che poi torna da tempo, che ce lo si dice tra imprenditori, operatori, facciamo rete, creiamo contatti. Adesso la difficoltà ha creato solidarietà, ha creato vicinanza rispetto a un problema. L'altro intervento di Alessandra mi è piaciuto molto, più che altro per le parole, l'ha ripetuto due volte, olistico. Non c'è via, non si esce da questa cosa. La città è una e i cittadini si devono muovere in maniera organica, olistica, tutti gli operatori, dalle municipalità ai privati, fino anche ai cittadini, devono essere concertati attraverso l'educazione, la formazione, l'ampliamento dell'offerta. Non possiamo pensare, o meglio, questa è la mia opinione, i miei famosi 2 centesimi, che manovre esclusivamente impositive, quindi vietare accessi o aumentare piste ciclabili, possa essere una sola soluzione, perché è distorsivo dell'equilibrio generale se ragioniamo in maniera olistica di questo. Io parlo da ciclista urbano, io mi muovo in bicicletta, mi occupo di parcheggi, la nostra iniziativa è basata sulla disponibilità di autorimesse, poi dopo farò brevissimo un punto su quello, ma aumentare l'offerta di piste ciclabili, che per me è una cosa bellissima che sostengo da anni, senza mettere in atto uno strumento che possa in qualche modo disincentivare un utilizzo dell'auto, non sto parlando di una municipalità in particolare, non mi permetto perché so che sono cose molto complesse e che non sta a me certo governare, ma se non togliamo le auto dalle strade attraverso degli incentivi vuol dire che abbiamo diminuito del 30% lo spazio delle auto. E questo cosa vuol dire? Che le auto sono sparite? No, saranno le stesse di prima oppure aumenteranno. Siccome le piste ciclabili per la conformazione delle nostre città non sono separabili, inevitabilmente, e mi auguro no, ancora di più perché sono ciclista, aumenteranno gli incidenti, aumenterà la lotta dello spazio, che già adesso hai visto, i marciapiedi sono divisi in 2, 3, pedoni e biciclette. È una situazione emergenziale, però o ragioniamo in maniera olistica, e quindi ogni attore fa il suo pezzo e si tira dietro tutto, altrimenti c'è il rischio che con questi strappi si possono trovare delle criticità nel settore. Quindi questo qua diciamo era un po' i miei 2 centesimi sulla visione generale del settore. Cosa abbiamo fatto noi? Noi, come dicevo prima, noi forniamo in maniera con una logica B2B un SDK all'interno della quale ci sono delle informazioni principalmente sui punti di stoccaggio delle auto, le voglio chiamare così, sono autorimesse in struttura, all'interno delle quali cerchiamo attraverso delle partnership con NLX, con Smart, con altri operatori, di dotarle di strumenti di mobilità nuova, innovativa, il lavaggio senza acqua, la ricarica
elettrica, e adesso ha cominciato a lavorare su progetti di commuting, quindi dire vai nell'autorimessa di scambio e dentro lì ti trovi il mezzo per fare il tuo ultimo miglio. Questo noi l'abbiamo fatto sempre a livello di SDK, quindi davamo l'SDK a clienti come Smart, Mercedes, Unipol, per citare diciamo quelli più famosi, in modo che loro all'interno della loro app potessero condividere questo. Nei mesi scorsi, parlando con varie municipalità, operatori, attori di questa filiera, ha detto: ma voi avete delle informazioni in pancia che per noi potrebbero essere molto utili e molto interessanti nel veicolare il traffico in ingresso nelle città e educare a un nuovo modo della fruizione dello spazio comune, civile, che ci vede tutti coinvolti. Quindi la spinta durante il lockdown è stata: noi eroghiamo il servizio attraverso i nostri partner, quindi non è che è usato dalla cittadinanza, ma è usato dai possessori della Smart, dagli assicurati di Unipol, e quindi era sempre un filtro, no? Allora ho detto, non perché sia un credo commerciale, perché ritengo personalmente da imprenditore che non sia la via del successo, ma è la via per arrivare ai più. E quindi svilupperemo un'app partendo, mettendola a disposizione gratuita sia per gli operatori di mobilità che per le municipalità che per gli utenti, attraverso le quali potranno vedere sia tutte le autorimesse che sono sul campo, vedere la disponibilità, il prezzo e prenotarle, perché quella lì è il vero valore aggiunto rispetto alla sosta su strada, che è anacronistica. Le strade sono, bisogna farci altro, sono dati che sappiamo tutti: il 95% del tempo di vita di un'auto la passa ferma in strada, cioè non possiamo permetterci di fare quello, dobbiamo tirar via le macchine da lì per farci delle piste ciclabili. Vado veloce, dai. Divento Fidel Castro alla nazione. Quello che volevo dire è che contempleremo in questa app non solo servizi, ma quello che abbiamo cominciato a concepire, stiamo collaborando con un grosso operatore di mapping, è quello di restituire, sempre in una logica che dicevamo prima di comunità, un risultato che non tenga conto solo dell'esigenza del singolo, quindi devo parcheggiare vicino a dove arrivo, ma tenga conto sia attraverso un algoritmo che stiamo sviluppando, e primi di settembre l'app sarà sullo store, anche del beneficio della comunità. Quindi io ti porto non nel parcheggio più vicino alla destinazione, ma nel parcheggio più vicino alla destinazione attraverso il quale, per raggiungerlo, non vai ad alimentare il traffico che già è esistente sulla rete, o in tempo reale o con la predittiva. A Milano sono pieni di cantieri. E poi entriamo in numeri pazzeschi, vabbè, comunque mi taccio. Quindi quello dove arrivavamo è questo, quello che noi abbiamo fatto durante Covid, mettendo fuori il naso, dicendo cosa possiamo fare per la comunità domani noi. Grazie Alex, hai dato una spinta d'energia. Ci sono delle domande persone che sono qui con noi, però preferirei prima di farti il giro e passare la parola a Annalisa. Annalisa, prego. Sì, ribongiorno a tutti. Devo dire che anch'io ho un approccio veramente molto pratico, perché quello che abbiamo passato, e soprattutto la cosa che mi spaventa di più, devo dirvi la verità, è quello che succederà a settembre. Perché con la riapertura delle scuole, presumibilmente adesso si parla del 14 di settembre, credo che il mondo del trasporto pubblico dovrà affrontare una sfida veramente epocale, nel senso che il nostro mestiere cambia e cambierà in maniera sostanziale. Condivido il fatto che fino ad oggi, forse per il trasporto pubblico, ci siamo stati sempre un po' più vicini a quello che era l'analisi della domanda, di quello che non era, giustamente quanto dicesse prima il collega di Flixbus. Ma nel contempo adesso il rapporto tra domanda e offerta sarà sempre più correlato. Perché? Perché appunto, se dovessero rimanere i limiti imposti dal trasporto e il numero di passeggeri dovuti al distanziamento sociale, capite che la nostra capacità di trasporto viene ridotta in maniera più che sostanziale, e quindi tutti questi vincoli qua
vanno a incidere in maniera gravissima sulla nostra capacità di trasporto. Quello che stiamo facendo adesso con l'ausilio delle agenzie per la mobilità, agenzie TPL, chiedendo anche supporto ovviamente di tutto il sistema scolastico, è di capire come le scuole saranno organizzate a partire da settembre. Vi posso garantire che la cosa è veramente molto molto complicata. Perché? Perché anche sono uscite le linee guida mercoledì, giovedì della settimana scorsa, ma pur essendo appunto state emanate queste linee guida dal Ministero, esse lasciano comunque ampia autonomia alle varie direzioni scolastiche. Questa cosa qua dell'autonomia scolastica, in termini di organizzazione, è un elemento veramente molto difficile da affrontare, perché capite bene che a livello di plessi scolastici, se ogni scuola si prende, come gli è dato, l'autonomia di organizzarsi in una maniera diversa, noi abbiamo delle vere problematiche. Cioè il sistema del trasporto pubblico ha una problematica per soddisfare quella che è la richiesta auspicabilmente che si dovrebbe rimanifestare per gli studenti. E quello che su quale si sta lavorando è l'appiattimento, quindi differenziare gli orari di ingresso e di uscita in ora di punta, quindi allargando la fascia che solitamente era concentrata alle 8 della mattina in due ingressi tra le 8 e le 10. Questo tecnicamente permetterebbe ovviamente di utilizzare gli stessi mezzi, sicuramente con maggiori costi, perché stiamo parlando di suddividere la domanda su un'offerta che a questo punto dovrebbe raddoppiare. Non siamo sicuri che anche il raddoppio dell'offerta, quindi il differenziamento degli ingressi e delle uscite, sia in grado di soddisfare appieno quella che è effettivamente la domanda di trasporto, o auspicabilmente quella che sarà la domanda di trasporto, perché i dati che sono stati mostrati sulla fiducia del ritorno al trasporto pubblico non sono sicuramente, come dire, molto incoraggianti. È vero che le persone dimenticano, tra virgolette, velocemente, e quindi possiamo sempre sperare che effettivamente, come era successo per la SARS, questa ripresa, questo attutirsi della paura possa far ritornare, diciamo, abbastanza velocemente, forse un po' meno velocemente di quanto non fosse successo, a riutilizzare il trasporto pubblico in maniera assolutamente con fiducia. Che cosa succede? Succede che abbiamo grossi questioni. Una legata appunto, come vi ho detto, a tutta l'organizzazione, l'altra è legata appunto alla paura, quindi a tutti gli interventi che abbiamo fatto, ma che dovremo continuare. Secondo me ci sono anche in questo ambito delle innovazioni sulle quali stiamo lavorando anche come azienda, per la sanificazione, quindi rendere la qualità e la sicurezza delle superfici, ma anche dell'aria all'interno dell'autobus, molto più sicuri rispetto a quanto non era in precedenza. Su questo stiamo lavorando in maniera molto intensa, perché è sicuramente uno di quegli elementi che possono ridare fiducia nell'utilizzo del trasporto pubblico. L'altro ovviamente è legato alla sicurezza del nostro personale. Una delle due aziende che dirigo ha avuto, devo dirvi, un'intuizione a questo punto qua, perché già dal 24 di febbraio avevamo separato il posto autista dal resto dei passeggeri. Non vi nascondo che quando ho preso questa decisione qua, sono stata da un certo punto di vista molto, molto criticata, perché ovviamente questo qua era un segno di, tra virgolette, paura nei confronti dei passeggeri. Dall'altro punto di vista, io stessa ho avuto questo sentimento di, no, come dire, avrò fatto bene, avrò fatto male. Poi questa misura qua è stata adottata come uno standard. Adesso bisogna tornare indietro, quindi garantire comunque la sicurezza al nostro personale
ma nel contempo riappropriarsi del rapporto sociale tra l'autista e il resto dei passeggeri, rapporto sociale che passa anche, ad esempio, per ovviamente la vendita a bordo dei biglietti, piuttosto che il controllo dei titoli di viaggio, piuttosto che la semplice informazione. In questo momento qua, essendo appunto separati fisicamente, perché c'è ancora il posto, la prima fila dei posti inibita e quindi la porta anteriore è chiusa, questo ha comportato da parte dei passeggeri questa, diciamo, disabitudine anche al controllo dei titoli di viaggio. E oltre al fatto di riportare, diciamo, i passeggeri sul mezzo, credo che ci sia un lavoro di rieducazione che era stato molto difficile, molto lungo negli anni, per dire che ovviamente è un dovere civico pagare il biglietto. Per cui dall'altro lato, questa pandemia ci ha sicuramente spinto, le nostre aziende del trasporto pubblico locale stanno facendo, e questa qua secondo me sarà una spinta all'innovazione anche nella vendita dei titoli contactless, per cui lo spunto ulteriore che ci viene da questa diciamo, chiamiamola occasione, è quella di dire: dobbiamo trovare degli altri strumenti che ci possano aiutare a ritornare a fare il nostro mestiere nel migliore modo possibile, se possibile anche innovando quello, per esempio, che è appunto la tradizionale vendita, il controllo, la validazione. Sto pensando anche, le parlavo giusto ieri sera con i miei collaboratori, di solito assistiamo alle lunghe code, fortunatamente, per il rinnovo degli abbonamenti annuali. Quest'anno sarà un po' più complicato, perché dovremo comunque garantire certe condizioni, e quindi dovremo inventarci un sistema per il quale velocizziamo le cosiddette code con prenotazione piuttosto che inserimento digitale dei dati, e questo può essere un'opportunità, più che anche soltanto un problema legato appunto alla situazione del momento. Questo per dirvi che sì, godiamo sicuramente di due provvedimenti da parte dello Stato che garantiscono alle aziende di trasporto pubblico il mantenimento dei corrispettivi, e è stato stanziato un fondo non capiente sufficientemente, ma comunque è stanziato un fondo per la copertura dei mancati introiti e dei famosi rimborsi dei titoli di viaggio non utilizzati. Nel contempo vi posso garantire che la programmazione, per quello che è stato nei mesi scorsi, perché abbiamo cambiato programmi di esercizio praticamente in continuo, e quello che sarà invece a settembre, è un lavoro che ci impegnerà e che i cui risultati auspicabilmente speriamo che siano buoni, ma cambieranno profondamente, credo, il trasporto pubblico. Grazie, grazie. Valentino. Eccomi. Prego. Allora, scusatemi, ma io purtroppo non ho potuto seguire le relazioni introduttive, però ho più o meno intuito dagli interventi dei colleghi, quindi quello che io posso evidenziare è quanto noi stiamo facendo in questa fase, o meglio, in realtà quanto abbiamo fatto in questo periodo, perché immagino, come abbia fatto riferimento Paolo Beria nella sua presentazione, noi come AMAT abbiamo attivato un sistema di monitoraggio molto minuto, che a noi è servito in maniera essenziale per poter misurare giorno per giorno come stava cambiando la mobilità, come stavano cambiando le abitudini. Valentino, scusami, puoi migliorare il tuo audio, perché è un pochettino basso. Magari se ti avvicini il computer a te. Ecco, che mi sto seguendo dal telefono. Ok. Prova? Sì, sì.
Si sente? Perfetto, grazie. Ok, quindi noi stiamo continuando a fare questo monitoraggio proprio per vedere poi, tra l'altro, con il periodo di riapertura, come si sta rimodificando la mobilità milanese sul nostro territorio e soprattutto rispetto all'utilizzo dei vari sistemi di mobilità. Vediamo che ci sono dei sistemi di mobilità che sono fermi per regole dettate rispetto all'utilizzo e altri sistemi invece che stanno impennando rispetto all'utilizzo, anche rispetto all'utilizzo preliminare, cioè il periodo pre-Covid. Ovviamente il tema del trasporto pubblico, che in questa fase non può trasportare più del 25% della sua massima capacità, è un elemento che ci ha portato a ridisegnare tutto un sistema di trasporti. Non cito, perché se ne è parlato molto e lo conoscono tutti, il sistema, diciamo, il piano strade aperte, che ha l'obiettivo di facilitare l'uso di chi utilizza la bicicletta in città, non potendo utilizzare il trasporto pubblico, ma mi piace invece raccontare ciò che stiamo facendo con i mobility manager, delle aziende presenti sulla città di Milano, perché riteniamo che soprattutto in questa fase il mobility manager riveste un ruolo importantissimo sia per supportare l'amministrazione nella programmazione, ma anche per calare ciò che poi le amministrazioni pianificheranno e calare quindi nella realtà delle singole aziende diciamo, alcuni indirizzi legati alla mobilità. In questa fase noi abbiamo, diciamo, durante, per la fase 2 abbiamo effettuato una simulazione che ovviamente teneva conto del fatto che il trasporto pubblico non poteva trasportare più del 25% della sua massima capacità e ovviamente abbiamo tenuto conto anche dell'elasticità della domanda di riallocazione sui vari sistemi di mobilità. E per la fase 2 avevamo valutato che circa il 50% degli addetti delle aziende che potevano fare smart working, cioè che svolgono un lavoro remotizzabile, avrebbero dovuto continuare a effettuare smart working innanzitutto per lasciare spazio sui sistemi di mobilità alle persone che svolgono un lavoro non remotizzabile. Secondo, per consentire di non congestionare la rete stradale e i sistemi di trasporto presenti sulla città. Questo è più o meno quanto è avvenuto e in questa fase noi stiamo studiando invece che cosa succederà con la cosiddetta fase 3 e stiamo facendo le simulazioni proprio per la riapertura delle scuole. Stiamo lavorando su questo tema con il Politecnico di Milano e in un progetto che ha l'obiettivo sia di definire un piano di mobilità, ma anche definire un piano di desincronizzazione dei tempi e degli orari della città, come si citava precedentemente, con l'obiettivo quindi di abbassare i picchi, abbassare le punte della curva che normalmente noi siamo abituati a vedere, della curva di domanda che siamo abituati a vedere, e quindi abbassare questi picchi e spalmarli sull'intera giornata. Quindi questo è quanto stiamo facendo e soprattutto quanto stiamo facendo con il grande supporto dei mobility manager aziendali. Grazie Valentino. È l'ultimo contributo da Pier Sandro. Prego. Eccomi qua, grazie. Intanto comincerei col dare una risposta alla domanda del nostro chairman, cioè
qual è la reazione alle presentazioni iniziali. E secondo me la risposta è un po' quella che ha detto Anna Rita prima, cioè i conti in realtà li faremo ad ottobre, in autunno. Lì si deve veramente fare i conti, perché dopo il periodo della paura, dopo la gran voglia di ripartire costi quel che costi, in realtà i costi veri li vedremo poi in autunno e li faremo poi i conti, quindi sarà, come dire, la prova del 9 e la verità. Per quanto riguarda i messaggi che vorrei in qualche modo trasmettere, soprattutto il ruolo, che cosa sta facendo l'industria per il sistema della mobilità e per, in qualche modo, per rispondere all'emergenza Covid, vorrei fare una piccola premessa. La prima premessa sono i driver di cambiamento che stanno all'interno del sistema industriale della mobilità. E quindi la rivoluzione digitale e la rivoluzione ambientale. Questi sono i due must del nostro sistema che noi non possiamo perdere di vista. Cioè questi sono gli obiettivi strategici con proiezione di medio e lungo periodo che noi non possiamo, sono la stella polare che noi non possiamo perdere come riferimento. E quindi diciamo dobbiamo vedere questo periodo transitorio, questo periodo del Covid come un elemento di disturbo, ma un elemento che non rimette in discussione, diciamo, queste rivoluzioni strategiche. Rivoluzioni strategiche che riguardano dal punto di vista, diciamo, sia il prodotto, quindi automobili, camion, autobus e tutto il sistema dei veicoli, diciamo, che come sappiamo tutti ormai le tendenze sono assolutamente consolidate da anni sulle connessioni, sulle autonomie, sulla pulizia e sulla sicurezza, sia dal punto di vista industriale, quindi l'innovazione di processo, la digitalizzazione dei processi produttivi, l'Internet of Things, insomma, sono tutte cose su cui assolutamente non bisogna perdere il treno, bisogna continuare a lavorare in quella direzione. Discorso sostanzialmente analogo sul tema della rivoluzione ambientale, quindi i vari pacchetti clean energia europei, quelli nazionali, il Green New Deal europeo, anche questi con tutto il loro portato, sia con tutti gli obiettivi fissati, sia con il loro portato di investimenti, stiamo parlando di investimenti di centinaia, un milione, di, cioè 1.000 miliardi entro il 2030, è chiaro che questi obiettivi non vanno persi di vista. E quindi questo deve rimanere l'obiettivo, diciamo, strategico, la stella polare. Poi veniamo all'emergenza, cioè il tema del Covid. Allora, sulla questione del Covid, allora, dal punto di vista, diciamo, del sistema industriale, tre sono state fondamentalmente gli assi fondamentali, diciamo, le tematiche su cui si è dovuto gioco forza lavorare. Uno, il tema della salute. Non possiamo dimenticarlo, il Covid è un problema sanitario. E quindi tutta la tematica, appunto, della salute dei lavoratori e di tutti quelli che in qualche modo sono coinvolti nel sistema, diciamo così, produttivo, era e rimane l'asset numero uno. E su questo devo dire che sicuramente anche a livello governativo italiano, come diciamo tutti i paesi europei, sicuramente i protocolli d'intesa che sono stati fatti, tutte le cautele nella gestione degli accessi, gli spazi e quant'altro sono stati assolutamente un elemento fondamentale. Condivido con quello che diceva prima Valentino anche, e sottolineerei il ruolo dei mobility manager, perché è uscito appunto con il decreto di marzo, il DPCM di marzo, questo rilancio del mobility manager, che sicuramente può avere un ruolo importante, perché probabilmente un trasporto pubblico un po' indistinto, un po' di linea, sicuramente i problemi li avrà per i prossimi, non dico mesi, ma forse anche per i prossimi anni. E quindi mettere a punto in qualche modo dei servizi dedicati da questo punto di vista è sicuramente una risorsa importante, senza contare che poi il mobility manager è, come dire, un gestore della mobilità che viene dal basso, quindi che raccoglie le esigenze. Quindi, primo tema, la salute. Secondo tema, il mercato. C'è poco da dire, cioè, le immatricolazioni in Italia sono calate del 50% in maggio, l'80% in aprile. Il primo semestre si chiuderà, per quanto riguarda le automobili, un meno 50% in Italia, in Europa ancora di più, e quindi è chiaro che questo è un tema fondamentale, nel senso che senza il mercato non sta in piedi niente, non sta in piedi l'industria, non sta in piedi. E allora, da questo punto di vista, è chiaro che un sostegno alla domanda è necessario. Il decreto rilancio non aveva previsto incentivi per quanto riguarda le automobili, però
oggetto di questi giorni, appunto, i bonus rottamazione, quindi cogliere questa opportunità di incentivi, si parla di 2.000 euro per la rottamazione dei veicoli con oltre 10 anni. Ricordo che in Italia, su quasi 40 milioni di veicoli che abbiamo, un terzo hanno più di 14 anni, sono ante Euro 4, sono quanto di più inquinante ci possa essere, inquinante e anche dal punto di vista dei consumi. Quindi sicuramente un bonus legato alla rottamazione, in qualche modo che sostenga il mercato dell'auto, è fondamentale, perché se in autunno i dealer, i concessionari si trovano con i parchi pieni di veicoli, sarà un disastro per loro, ma sarà un disastro un po' per tutto il sistema. Quindi sostegno al mercato, questo è sicuramente fondamentale. Un sostegno al mercato che tra l'altro non deve neanche solo limitarsi al breve periodo, perché il sentiment delle aziende, soprattutto delle aziende che lavorano a livello mondiale, sostanzialmente ci dice che il mercato mondiale è in forte calo, le automobili meno 20% quest'anno, però non è omogeneamente distribuito. La Cina sta già ripartendo, gli Stati Uniti partiranno nel giro di un anno, l'Europa partirà nel giro di 2-3 anni, l'Italia probabilmente rischia di ritrovare il valore precoce, cioè il mercato pre-Covid, in 4-5 anni. Per cui le tempistiche sono queste, quindi attenzione, non è solo un'emergenza di breve periodo, bisogna definire delle politiche anche di, diciamo, di medio e lungo periodo. E poi il terzo, diciamo, asset fondamentale è quello dell'innovazione, quelle le rivoluzioni strategiche di cui parlavo prima, che però anche queste vanno supportate. Allora, le rivoluzioni, per quanto riguarda le tematiche di processo industriale, l'Italia sicuramente ha inventato questo piano dell'industria 4.0 che è fondamentale. Su questa strada bisogna andare, cioè non servono i voucher, i bonus e i finanziamenti una tantum, servono misure sistematiche. L'industria 4.0 prevede il credito d'imposta, i super e gli iperammortamenti per gli investimenti tecnologici. Questi sono interventi strategici, queste sono le linee giuste per supportare il sistema industriale, perché i bonus, i voucher, l'IRAP, queste robe qua, sì, possono aiutare il contingente, ma non sono soluzioni strategiche. Poi invece c'è il tema invece del prodotto, e quindi la smart mobility, la trazione alternativa e quant'altro. Sulla trazione alternativa vorrei spendere una parola, perché sicuramente ha un ruolo importante, non solo perché, come si diceva prima, probabilmente sul tema anche dell'inquinamento c'è una qualche relazione anche con la diffusione del Covid, e quindi sicuramente, ma in ogni caso, diciamo, la lotta all'inquinamento deve essere anche questa, una lotta di tipo strategico, e quindi le trazioni alternative, parlo di elettrico, parlo della tradizione italiana del metano, del biometano, quindi biometano intesa come metano da economia circolare, da recupero dei rifiuti, e l'idrogeno, con una visione dell'idrogeno. Tutto questo per dire che cosa? Che anche su questi temi strategici bisogna avere anche un certo approccio, chiamiamolo, da neutralità tecnologica, cioè con la capacità di saper far convivere le diverse tecnologie, sapendo fare gli investimenti giusti nel modo giusto. Mi riferisco adesso all'elettrico, tanto, cioè uno dei problemi fondamentali della diffusione dell'elettrica sono la diffusione delle colonnine di ricarica. 10.000 colonnine di ricarica in Italia sono un numero oggi assolutamente irrisorio e comunque in ritardo con quello che è il piano strategico di PNIRE che c'è in Italia. Per cui se l'idea è quella che noi, diciamo, al 2025 avremo, tra 2025 e 2030 avremo 6 milioni di automobili tra elettrico oppure plug-in con le batterie. Bene, se ci vuole una stazione di ricarica ogni 10 veicoli, bisogna pensare che serviranno 600.000 punti di ricarica. Oggi in Italia ne abbiamo 10.000, quindi serve un piano strategico su questo. Sulla questione dell'idrogeno, che sembra una soluzione lontana, ma non lo è così lontana, perché devo dire che nella politica di decarbonizzazione dell'Unione Europea post-Covid in qualche modo ha avuto un rilancio. Anche su questo bisogna avere la capacità, una visione di strutturare gli impianti di rifornimento in una logica di medio-lungo periodo, quello che Francia e Germania stanno già facendo, in Italia non se ne parla. Quindi tutto questo per dire come su questi temi c'è da lavorare, c'è da investire in modo strategico.
Chiudo con una battuta e mi riferisco in particolare al tema degli autobus di cui si è molto parlato oggi. È chiaro che il sistema industriale può giocare una parte importante, ma il sistema industriale ama le sfide. Quando gli si dice lanciatevi, questo è il problema, trovate la soluzione, i problemi, cioè l'industria immediatamente ha le capacità, il know-how, le tecnologie, il network per poter intervenire. Per cui quando 3 mesi fa è nato il problema della sanificazione dei veicoli, lo sappiamo tutti, soprattutto chi si occupa di trasporto pubblico, è nata una corsa verso le nuove soluzioni, quindi le separazioni dei sedili, i filtri per gli impianti di condizionamento, le lampade contro i virus, i sistemi contactless, la protezione degli autisti, i sistemi automatici di distanziamento. Cioè, voglio dire, ecco, quando si lancia una sfida e c'è la capacità poi di sostenere economicamente e finanziariamente questa sfida, l'industria è in grado di dare delle risposte anche rapide, anche veloci. Quindi, da questo punto di vista, questo è un messaggio importante. Quindi, spendere le risorse sì, spendere le risorse bene e in qualche modo attivare, diciamo, questo meccanismo dell'innovazione, della, diciamo così, anche della rivoluzione tecnologica, perché questo è l'elemento forte che ci può far uscire dalla crisi, anzi può fare in modo di poter dire che la crisi è stata anche un'opportunità e non solamente un momento in qualche modo che tutti abbiamo vissuto anche pesantemente, insomma. Ecco, grazie. Grazie Pier Sandro, ci hai dato un po' di energia e di motivazione, insomma. Però da tutti i vostri contributi ne esce fuori un bel impeto innovativo, rimango contento. Ora abbiamo passato 6 minuti dal limite, 11:46, quindi non credo che vi sia tempo per domande, per altre domande, giusto Francesca? Se sì, io voglio solo concludere, lasciami giusto sono due spunti interessanti che mi sono piaciuti tantissimo. Allora, l'ultimo di Pier Sandro, certamente su diciamo, tutto ciò che è innovazione tecnologica come un abilitatore per poter mettere in moto le idee che avete, diciamo, io lo trovo un messaggio da prendere fortemente e anche di investire in modo strategico sull'innovazione tecnologica. Poi mi è piaciuto molto tra Alex e Alessandra l'approccio alla comunità olistico e agnostico, benissimo, mi piace tantissimo, e anche la proposta di Alex alla collaborazione, che credo che sia la base dell'innovazione tecnologica, senza di quello non ne facciamo, senza collaborare l'innovazione tecnologica non se ne fa. È bene ricordare la necessità di un'analisi di domanda, mi pare di capire che sia necessaria per tutti e credo che Andrea abbia dato una prima impressione su quella. Le preoccupazioni di Annalita su settembre, che spero con la collaborazione e l'innovazione tecnologica si possano risolvere. Ricordo anche che Annalita parla della sicurezza del personale, del lavoro, cioè credo un tema estremamente importante. Io sono rimasto contentissimo. L'importanza dei mobility manager, scusate, l'ultima cosa che volevo dire alla pagina successiva. Sono rimasto molto contento. Io vi ringrazio tanto a tutti voi per il contributo. Ringrazio Francesca. Credo che gli ospiti possano mandare delle mail a Francesca se abbiano delle domande. E poi ringrazio di nuovo Paolo e Andrea per delle splendide presentazioni con degli spunti fantastici che spero si possono avere le presentazioni. Francesco. Sì, certamente, saranno disponibili prestissimo. Francesca, ti lascio concludere se vuoi. Grazie a tutti. Mi hai rubato tutte le parole, mi ero spuntata delle cose, ma ormai hai riassunto tutto tu perfettamente, non c'è granché da aggiungere. No, ti ringrazio Saverio, sempre prezioso il tuo contributo. Io vorrei appunto approfittarne abbiamo visto tanti driver che stanno cambiando la mobilità, ce ne sono sicuramente tanti da vedere ed è per questo che noi in autunno faremo un cammino per degli IO Mobility Awards e vi presento Gianluigi Ferri che vi parlerà del prossimo autunno di cosa faremo. Grazie. Eccoci qua, grazie a tutti. In particolare gli speaker, anche i partecipanti, su quello che è stato un momento importante, che è la tappa, e questo spendo solo 2 parole, vorrei che adesso mettessimo la presentazione.
in pratica. Quello che noi stiamo facendo è un cammino che vede diciamo passare da quello che erano eventi fisici, totalmente fisici, che molti di voi conoscono, abbiamo tanti anni di storia anche nella mobilità, dal 2002 a Torino, con gli eventi telemobility, smart mobility, eccetera, eccetera, a quello che sarà il futuro anche nel mondo del, diciamo, di questo tipo di iniziativa business, che è un mondo che diventerà ibrido, cioè la parte digitale, che per ora in questo periodo era l'unica possibile, si fonderà assieme alla parte fisica per creare degli eventi che a tutti gli effetti avranno delle forme, dei format e, diciamo, anche un raggiungere un pubblico più vasto. Do solo due spunti, questa slide è, diciamo, abbastanza impegnativa e non la presento in tutti i suoi particolari, anche perché poi vi manderemo magari qualche link, qualcosa da studiare, però il nostro concetto è questo: con gli eventi ibridi e con il digitale si passa da quella che era nel marketing short tail, cioè concentrare tutto, la vendita o il reach, in un pochissimo spazio di tempo e anche fisico, in una long tail, cioè il fatto che si raggiungono i player, si raggiungono il pubblico, diciamo chi è gli stakeholder sul mercato, in un periodo più lungo. Questo è l'approccio che sta venendo fuori. Quello che noi vediamo, quello che noi vediamo solo rapidamente è questo. Guardate le due parti della slide. Da una parte abbiamo una serie di iniziative digitali sotto l'area lead generation, cioè iniziative che sono conferenze, keynote, breakout, digital roundtable, anche gli award, IO Mobility Award è uno di questi, che si svolgono in un periodo, vedete, metà ottobre, metà novembre, e poi ci sono una serie di iniziative di matching, di networking, che servono a creare incontro one-to-one o networking, digitale o fisico, perché qua a seconda dei casi avremo il mix di tutti questi punti, avranno un mix digitale e fisico, che avvengono successivamente. In pratica l'evento non è più, diciamo chiuso, bloccato temporalmente e spazialmente in un luogo unico e in un date che possono essere 2 o 3 giorni, ma si svolge su più luoghi e in un periodo più vasto. Questa è l'evoluzione che si ha, e non è solo nostra, è un'evoluzione che stanno studiando, che si sta vedendo un po' tutte le chi organizza questo, e che vedrete per IO Mobility. IO Mobility avrà questa evoluzione. Poi tutte le scritte che ci sono sopra semplicemente vi fanno capire, per esempio ci sarà un reach, c'è la possibilità di avere speaker internazionali, di avere nuovi format digitali e così via. Basta, io non aggiungo altro perché ormai si è fatta abbastanza tardi come orario, quello che appunto volevo dirvi è: questo tipo di attività non vorremmo farla da soli e calarla dall'alto, perché non è bellissimo, nel senso che uno può pensare a tutto, ma in realtà deve sempre confrontarsi. Vale sempre l'augurio e anzi il sollecito che io faccio a interagire con noi, in particolare con Francesca, che sta seguendo proprio questa attività qua, per capire i vostri interessi, anche che tipo di contributo, che tipo anche di idea potete avere nell'ambito di una iniziativa del genere. Facciamo un esempio. Uno degli esempi di format più innovativi che è uscito fuori è il reverse pitch, che non so quanti di voi sappiano che cos'è il reverse pitch. In pratica è un'azienda importante e strutturata che, anziché far parlare le start-up, racconta a lei quali sono i suoi interessi, e di fronte ha delle start-up che di fatto cercano di capire come potrebbe essere utile a questa corporate, a questa azienda strutturata, che potrebbe anche essere un'azienda di trasporto pubblico, che potrebbe anche essere una pubblica amministrazione. Ecco, questo è un format digitale che utilizzeremo. Non è un format, diciamo, inventati noi, è un format che esiste nell'ambito fisico, specialmente nell'ambito automotive, piuttosto che altro. Ecco, già per darvi degli spunti, ripeto ancora, adesso vi arriva sulla chat un link, tutto quello che vi serve per rimanere aggiornati, e poi comunque i contatti di Francesca o miei, eccetera, sono qua, e spero di rivedervi in questa coda long tail, questa coda, diciamo, di appuntamenti, questa serie di appuntamenti che si svolgerà in autunno, e diciamo speriamo che sia utile e possa coinvolgere molti player, non solo italiani ma anche internazionali. Adesso
Francesca, a questo punto, niente, salutiamo, vieni qua e unisciti. Distanza di socialmente. Esatto. Sì, c'è anche questo aspetto anch'io. Che fa sempre un po', diciamo, sempre un po' di fatica a entrare nella cosa. No, vi ringraziamo tutti e a questo punto all'autunno, con esatto. In mezzo qualche informazione in più che mi manderete. Grazie ancora a tutti per aver condiviso le vostre opinioni con noi. Alla prossima. Grazie. Ciao, grazie a voi. Salve. Ciao. 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 Grazie. Arrivederci a tutti, grazie. Buon lavoro a tutti. No, grazie. Mi raccomando, quello che abbiamo detto è uno stimolo non solo per gli speaker, ma anche per i partecipanti. E so che tra i partecipanti ci sono delle figure, delle persone che possono contribuire molto a questa rivoluzione digitale, anche dell'evento B2B, perché questa è una digital transformation dell'evento B2B, giusto? Per usare questi termini che piacciono, i termini marketing, tutto qua. Grazie ancora. Grazie.